Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova video recensione e oggi vediamo le Klim Puma inviate sempre dalla Klim che non ho ancora aperto per un semplice motivo. Voglio vedere se per il costo che hanno si avvicinano a quello che può dare la concorrenza di marche leggermente più blasonate, ad esempio Logitech, cosa che sinceramente ho qualche dubbio, però ho la possibilità di provarle, magari scopro che non sono affatto male. E soprattutto voglio sentire come si sente il microfono, perché le Logitech purtroppo in questa fascia di prezzo e anche più alta hanno dei microfoni che non sono proprio il massimo. Infatti, come potete vedere, tutte le recensioni che faccio tranne queste al tavolo, perché sono con la Xiaomi Mi Jia 4K di cui trovate la recensione a fine video, sono fatte appunto con le G933, la soluzione wifi senza fili di Logitech per le cuffie. Quindi che cosa hanno in più queste cuffie che si aggirano intorno, se non ricordo male, 45 euro, ma probabilmente il prezzo fluttua, controllate il link in descrizione. Hanno la vibrazione. Ora io non so come funziona questa cosa, probabilmente una volta connesse vengono viste come un controller, perché altrimenti non capisco come possano vibrare senza un input, tenendo anche conto del fatto che sono USB, la cosa me lo fa pensare molto. Che cosa hanno anche d'altro queste cuffie? Sono 7.1, ma già il 7.1 si sente poco sugli headset di ben altre marche e ben altre soprattutto fasce di prezzo, però non voglio dire che fa schifo, perché devo ancora provarlo, quindi non so ancora nulla. Perché non so ancora nulla? Perché come notate ho ancora tutti quanti i sigilli, proprio per il fatto che voglio anche avere una reazione un pochettino, come posso dire, realistica ai materiali, perché sinceramente sono molto curioso di vedere che cosa salta fuori. Allora, apriamo sti sigillacci e vediamo un po' che cosa salta fuori dalla scatola. Ok, ma sono anche bianche, ero convinto fossero nere, ma sono fighe anche bianche. I soliti, non c'è altro nella scatola, i soliti adesivi, qui c'è un pezzettino di cartone in più che non so che cos'è, ma lo vediamo subito. Ok, il solito bigliettino con i contatti per credo sia il programma tester, esatto, il programma tester è quello a cui mi sono anch'io inserito per fare queste recensioni. Allora, lasciamo qui la scatola, via le cartacce e andiamo al sodo. Allora, sinceramente, prima di tirarle fuori, questa estetica con questo archetto e la sospensione fatta a fili mi ricordano molto le Siberia. Ora, ovviamente le Siberia hanno ben altro costo, ma esteticamente parlando è quello che sinceramente mi sembrano. Vi avviso già che sarò molto critico per quanto riguarda le headset, perché ne ho avuti veramente veramente tanti e sinceramente ho sempre trovato difetti anche in quelli, nonostante ho passato Sunblaster, Corsair, Cooler Master, Logitech, ho avuto un bel po' di roba e ho sempre trovato qualcosa che non andava. Quindi vediamo che cosa trovo oggi, sempre comunque tenendo conto della fascia di prezzo. Allora, devo dire che i padiglioni sono veramente molto 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 morbidi, e se devo essere sincero, e non lo sto dicendo perché faccio la recensione, perché ero già partito con il fatto che molto probabilmente le avrei dovuto criticare molto, ma non è così, sono meglio delle imbuttiture della Logitech. Perché dico ciò? Perché le imbuttiture della Logitech, che adesso sono troppo lontane e non riesco a prendere, sono in quella specie di stoffa retina che non è morbida per niente e a lungo andare dà fastidio. Queste qua invece sembrano veramente veramente morbide e non sarà una tortura provarle per testarle, se devo essere sincero. La sospensione è la solita Oplay, se non lo sono quadrate, con le due corde che sembrano ferro rivestite in plastica. Il microfono, ok, scorre
scorre sul padiglione, quindi occhio quando lo abbassate, scorre in questo modo, ha un tappino rosso in cima che credo che sia semplicemente estetico, eh sì, è semplicemente estetico, e cavo, il cavo è, non so se si riesce a vedere, vediamo un po' se mette a fuoco questa roba, non ne ho la minima idea, è cordato, quindi come al solito dovrebbe essere abbastanza resistente appunto in quanto cordato. Dopodiché ci sono i controlli qui con il volume più e meno, fatto con questa rotellina, disattivare e attivare il microfono e disattivare e attivare la vibrazione. Ok, primo difetto che ho trovato. Allora, se la qualità costruttiva delle cuffie in generale non mi sembra affatto male, perché non sembrano molliciose o altro, e il padiglione e archetto mi sembrano veramente molto buoni, quello che non, sinceramente non mi ispira tanto sono questi due tastini qua, perché mi sembrano abbastanza cheap, però sono due connettori che sinceramente credo che li userai ben poco, come anche per quanto riguarda la rotellina, perché sono abituato a usare quella della tastiera, però dipende voi se fate che tipo di utilizzo fate. La rotellina comunque non è male, quelli che mi sembrano un pochettino molliciosi e giocattolosi sono i due tasti per l'attivazione e disattivazione della vibrazione e del microfono. Come faccio a sapere che sono quelli? Primo c'è scritto, secondo primo ho dato un'occhiata soltanto giusto dietro per vedere di cosa si parla, per non parlare a cavolo. Il connettore è dorato, però sinceramente dubito fortemente che per questa fascia di prezzo sia placcato oro, molto probabilmente sarà semplicemente colorato in questa maniera, non lo so, lo vedremo dopo. Vediamo un po', no, infatti non c'è scritto assolutamente niente anche dietro alla scatola. Ok, un altro difetto sinceramente che posso trovargli, ovviamente sempre parlando esteticamente, è il fatto che i padiglioni sembrerebbero non ruotare. Ora sinceramente ho paura a forzare la rotazione per vedere se dico giusto. No, infatti il padiglione è... bascula un pochino probabilmente per adattarsi, ma non ruotano, quindi se dovete tipo metterlo in una scatola, cioè una scatola, in una valigia per un viaggio, sappiate che non potete piegarli come altre cuffie per appunto riporli. Ok, l'unica cosa che manca è vedere come stanno una volta indossate e se effettivamente quella sensazione di morbidezza che ho avuto all'inizio per quanto riguarda i padiglioni è reale oppure no. Vediamo un po'. Queste sono le cuffie. Ok. Ho tolto anche la distorsione della lente in modo che le vediate con una prospettiva leggermente migliore, anzi ve le faccio vedere anche così, senza distorsione della lente. Qui è appunto dove ci sono i tiranti. Questi sono i padiglioni fissi che non si muovono. Mi sono incasinato i capelli ancora più di quanto lo facessero schifo già da prima. E qua c'è il microfono che scende. Ecco, una cosa che sinceramente trovo abbastanza scomoda è appunto il fatto di questa discesa del microfono che segue la ghiera. Questo per quale motivo? Per il semplice fatto che appunto non è proprio il massimo della comodità e dell'immediatezza, ecco. Quello che sento è che comunque wattano molto, quindi sembrerebbe che una volta accese un minimo di isolazione ce l'abbiano. E devo dire che effettivamente fino adesso sono stato abbastanza colpito per il fatto che, nonostante non è una marca blasonata, ma è una marca, una startup a quanto pare, sembrerebbe, da quello che mi dicevano, italiana, ma non ne sono sicuro, comunque resta una startup, non immaginavo che avessero una qualità costruttiva così elevata appunto per la fascia di prezzo in cui rientrano. Pensavo fossero una cinesata molto molto più cheap, invece a dire il vero no. Una cosa di cui non sono sicuro, ma che se non sbaglio ho letto, non so se è vero oppure no, dovrebbero avere anche un'illuminazione. Ora provo a connetterle e vediamo cosa succede. Ok, abbiamo scoperto che cos'era quel puntino rosso. Non è nient'altro che il microfono. Ok, cliccando su muta si accende il rosso, ricliccando si spegne. E c'è l'illuminazione anche qui. Come potete vedere c'è l'illuminazione del logo della Klim all'interno. Ripeto, continuano a sembrarmi delle
Siberia dei poveri, però effettivamente più o meno l'estetica, lo stile sembrerebbe appunto quello. Quello che mi sono accorto è che quando le attacchi e stacchi dall'alimentazione, a volte anche quando premi il tasto, c'è quel colpettino della vibrazione, che ora non fa più, probabilmente è perché non ha appunto un input audio, si sente come un colpettino della vibrazione. Devo provarle adesso, perché se non le provo non posso dare dei giudizi. Ora proverò a lasciare connessa la camera, se non mi sballerà troppo appunto il fatto della finestra qua di lato, per farvi vedere appunto se vibrano oppure no. Vediamo cosa si riesce a fare ora. Ok ragazzi, ho collegato le cuffie e le ho attivate, ma una cosa che mi rendo conto è che ci sono due dispositivi non specificati. Si chiama soltanto USB audio device, ma non viene visto come controller, quindi a questo punto io mi chiedo come effettivamente venga sfruttata la vibrazione qui, e per questo lo scopriremo subito avviando qualcosa di rapido. Ok, per adesso non sembrano malaccio, ma voglio sentirle in gioco appunto come lavorano, e soprattutto vorrei sapere se sono sempre in 7.1 oppure no? Se devo essere sincero, per adesso non vedo assolutamente alcun tipo di vibrazione. Allora, dopo l'ennesima interruzione, ho fatto un po' di prove e mi sono accorto che le cuffie in sé non vibrano, quindi non voglio capire che cosa dovrebbe essere questa fantomatica vibrazione nelle cuffie. Io sinceramente non la sento, quindi per questo provo a vedere un attimo sul sito di Klim se c'è una spiegazione a ciò. Allora, dopo un po' di prove e vibrazioni inesistenti in gioco, ho capito, cercando sul sito appunto della Klim, che le vibrazioni funzionano in base alle frequenze basse, quindi quando ci sono dei bassi molto forti, le cuffie teoricamente dovrebbero vibrare. Dico teoricamente per il semplice fatto che sinceramente non è che sento quella gran vibrazione. Vedendo altre recensioni dicono che le cuffie non è che vibrano tanto in sé, ma ti fanno sembrare semplicemente che i bassi siano più forti di quello che realmente sono. Però non bisogna aspettarsi che la testa vibri, quindi o sono io che non sono molto sensibile ai bassi perché mi sono già sfondato le orecchie in anni e anni e anni di cuffie, oppure semplicemente quelle che mi sono arrivate non hanno questa funzione che funziona come si deve. Credo che più che altro che sono io che non la sento più di tanto, perché sono abituato a dei bassi leggermente più corposi. Per quanto riguarda la qualità audio, provata su altri su vari giochi, non è affatto male. Purtroppo non posso farvela sentire per il semplice fatto che, anche se dovessi registrare come fanno molti l'audio, quello che sentite voi è la qualità delle vostre cuffie, quindi non è che se riuscireste a capire più o meno qual è realmente il suono che esce da queste cuffie. Devo dire che il volume è abbastanza buono, e la qualità non è molto diversa da quello di altre marche più blasonate di questa fascia di prezzo. Ovviamente parlando di cuffie da gaming, se stiamo parlando di roba che magari trovate proprio d'ascolto di musica già un pochettino più professionali e scontate, quello è un altro paio di maniche. Io sto parlando di cuffie da gaming che possono essere Sound Blaster, come possono essere Logitech, le tipo le G4 e 430 se non sbaglio, comunque quelle blu e quelle rosse, avete capito di quali sto parlando. Sto parlando di questo tipo di prodotti qui, non di roba fatta proprio apposta per l'ascolto serio di musica, ecco. Sto parlando di roba con un microfono integrato e tutto. Una cosa che però invece secondo me è un'altra nota negativa che ho trovato su queste cuffie è il fatto del microfono, della luce del microfono. Perché? Perché se noi abbiamo la luce accesa vuol dire che il microfono è acceso, luce spenta, microfono spento. Perché nota negativa? Perché quando voi state giocando o ve lo tenete veramente molto 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 basso, oppure vi può dare fastidio il puntino della luce accesa. Se lo tenete basso così non lo vedete, però se tipo già lo tenete a questa altezza ce l'avete nel campo visivo. Ovviamente nel momento in cui, il mio al massimo, magari comunque mentre giocate magari non vi rendete neanche conto della cosa, però effettivamente non è proprio il massimo della comodità, ecco. Per quanto invece riguarda la registrazione del microfono, questa invece sì, possiamo vederla.
insieme facendo una bella cosa. Cercherò di sincronizzare l'audio di quello che sto registrando ora su Audacity con quello che sentirete voi. Però per qualche motivo, ok, non riesco a farlo stare molto nell'inquadratura, nonostante il braccio. Allora, quindi 3, 2, 1, vai. Ok, adesso siamo con appunto le cuffie della Klim e vediamo un pochettino appunto come si sente l'audio direttamente registrato dal microfono. I livelli non è che mi sembrano proprio altissimi, però sono più o meno la stessa cosa che mi esce fuori dalle G933, cioè il volume è quello, purtroppo non è mai più alto di così. Invece per quanto riguarda il volume di fondo, adesso facciamo qualche secondo appunto di audio vuoto per vedere quanto si sente il rumore di fondo. Ok, dal tracciato sembrerebbe abbastanza piatto come appunto le altre cuffie che ho posseduto fino adesso, non è che cambia molto. Per quanto riguarda la qualità, la sentite in questo momento, giudicate voi, io non posso appunto darvi una valutazione oggettiva per quanto riguarda i vostri gusti, ok? Quindi dovete vedere voi, una volta che sentite questo audio, come lo giudicate per questa fascia di prezzo. Se vi può andar bene, trovate il link in descrizione. Si ringrazia come al solito Klim per la possibilità di recensire questi prodotti e spero che questa volta non se la prendano, perché ho trovato un po' di difetti nel prodotto, però come ben sapete io non mi invento cazzate, cioè quello che è, dico. Quindi, ricapitolando, buona qualità costruttiva, comodità, perché effettivamente sono comode, sono leggere, i padiglioni sono molto morbidi, sinceramente li preferisco quasi a quelli della Logitech, che non sto scherzando, vi giuro non sto scherzando, perché quelli là sono in tela e può dare un po' fastidio nel tempo mentre le usi. Cavo cordato, quindi non male. Volume del microfono sembra che non faccia schifo. Qualità giudicate voi. Punti negativi, vibrazione che viene, come posso dire, buttata come features in più, che non si sente, almeno io non la sento. Lucina del microfono che può dare fastidio sul lungo andare. Non molto comodo il fatto del microfono che appunto gira sulla slitta intorno al padiglione, che non è proprio il massimo. Avrei preferito qualcosa che si abbassa e scende come appunto le Logitech, in questo modo, in modo che effettivamente è decisamente più comodo piuttosto che fare una cosa che gira intorno. E basta, sinceramente non credo ci sia altro. Finisce qui la recensione. Vi auguro una buona giornata e a un prossimo video che probabilmente potrebbe piacervi, perché una certa persona mi ha fatto un certo regalo su Steam. Non so se ringraziarlo o se strozzarlo. Grazie Mastropino, però ti strozzerei lo stesso. mi viene già da piangere. Probabilmente, guarda, potrei anche giocarci con queste cuffie, giusto per non inquinare le mie povere G933 con lo schifo che uscirà da tanta spazzatura. Spero che non riusciate a vedere bene, così vi scervellate un po'. E niente, ciao, al prossimo video. Ok ragazzi, adesso vi faccio notare una cosa, che ci sono rimasto veramente veramente male. Ho riascoltato la traccia delle Klim Puma per quanto riguarda l'audio. Dopodiché ho provato a registrare un pezzettino con le G933 della Logitech Wi-Fi per vedere un pochettino la differenza di audio. Non ci crederete, si sentono meglio le Puma, ma è anche di tanto, perché in questo momento io sto registrando con le G933 e non so se riuscite a sentire la qualità. Tornate indietro e sentite la qualità audio delle Puma. Io ci sono rimasto tipo un po' di merda, se devo essere sincero, perché queste che ho su sono delle cuffie da tipo 140 euro, e le cuffie da 40 euro hanno un microfono messo meglio. Ok, va bene, GG, prossimo video.